ancora una volta insieme in questo programma e ci insegnava le scritture, un programma chiaramente formativo di istruzione biblica per edificarci, crescere nella conoscenza del Signore. Oggi considereremo insieme l'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati, e vogliamo subito rivolgerci in preghiera al Signore per la sua guida e benedizione. Padre, ti vogliamo ringraziare e lodare per il tuo amore. La nostra preghiera sale a te in favore di tante amiche ed amici con il problema dell'alcolismo, ma sale anche a te, Signore, in favore di chi vorrebbe aiutare un proprio caro, un proprio congiunto, una propria amica, un proprio amico e non sa come fare. Noi desideriamo trovare nella tua parola le risposte. Parlaci, aiutaci, rispondici, che queste parole raggiungano delle persone con questi problemi. Lo domandiamo e lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. E adesso vogliamo considerare insieme questo nostro tema, l'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati. L'ubriachezza, va subito detto, è dovuta ad un eccessivo bere e può essere solo episodico. L'alcolismo produce il fare sempre fatica a controllare la quantità dell'assunzione di alcol. Alcolismo è termine tuttora privo di una definizione universalmente accettata. Si presta a diverse interpretazioni in base al contesto nel quale viene utilizzato. In ambito clinico, i concetti di abuso, di alcoldipendenza sono cardini della sindrome da dipendenza alcolica, meglio definita. In ambito sociale si considera alcolista chiunque beve in maniera eccessiva. L'alcolismo è una malattia, se una malattia è l'alterazione di funzione o struttura di qualsiasi organo del corpo o di sua parte, con sintomi riconoscibili. La prima cosa che vogliamo considerare è l'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati, il suo ordine principale. Prima di tutto è di ordine psicologico, perché il soggetto riconosce nella sua assunzione un modo per sentirsi euforico, sereno, sollevato dai problemi quotidiani. Chiaramente per poco, giusto quanto durano i suoi effetti. C'è poi l'ordine psicologico dell'alcolismo. L'abuso si associa a occasionali eccessi o a un uso continuato della sostanza. E poi è un problema di ordine psicologico perché in una fase successiva subentra la dipendenza fisica. Si crea così la necessità di assumerne quantità crescenti per fronteggiare i sintomi fisici dell'astinenza e della tolleranza. In questa fase la dissoluzione dell'alcol dentro è sempre più difficoltosa e la dipendenza raggiunge un livello tale da incidere pesantemente sulla salute fisica e psichica. Si compromettono in varia misura i rapporti interpersonali e le attività sociali. E così non sarà difficile vedere molti alcolisti con difficoltà nel mondo del lavoro, a scuola o ancora a casa, in famiglia, ahimè, quante famiglie rovinate e devastate. L'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati, vogliamo considerare il suo sviluppo. È uno sviluppo che porta all'alterazione delle funzioni ai diversi livelli che ci sono. E non abbiamo problemi a dirlo, esistono 4 livelli dell'alcolismo: fisico, mentale, emotivo e anche spirituale. I sintomi sono riconoscibili e danno l'indicazione delle 3 fasi che caratterizzano un alcolista: iniziale, medio, avanzato. Stadio iniziale, Anna. Ancora una volta legge per noi in Isaia 5, verso 11.
Guai a quelli che la mattina si alzano presto per correre dietro alle bevande alcoliche e fanno tardi la sera, finché il vino li infiammi. Finché il vino li infiammi. Si tratta di persone che stanno lì a tendere la corda finché non si sentono presi dal loro alcol. E c'è uno stadio medio e uno stadio avanzato dell'alcolismo che Isaia 22,13 descrive. Ed ecco che tutto è gioia, tutto è festa. Si ammazzano buoi, si scannano pecore, si mangia carne, si beve vino. Mangiamo e beviamo, poiché domani morremo. E la consapevolezza dello stadio medio, ma soprattutto avanzato dell'alcolismo. Tanto dovrò morire, sono condannato, il mio fegato è a pezzi, ho la cirrosi, mi è venuto un tumore al fegato, l'elenco è lungo. Mangiamo e beviamo, tanto domani morremo. Credo che a tutti sarà capitato di incontrarsi con persone a cui è stato detto dai medici non bere più perché ne morirai, ma non riescono a farlo. È lo stadio avanzato. Lo sviluppo porta a iniziali vuoti di memoria e fretta di consumare subito un bicchierino e poi anche un altro. Durante il periodo successivo si verificano tentativi di non continuare più a negare il vizio, la malattia, e si verifica purtroppo anche la perdita episodica del proprio controllo. Proverbi 23,29. Per chi sono gli ahi? Per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Per chi si indugia a lungo presso il vino? Per quei che vanno a gustare il vino tagliato? Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore farà dei discorsi pazzi. Sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come chi si coricasse in cima a un albero di nave. Dirai, mi hanno picchiato e non mi hanno fatto male, mi hanno percosso e non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. Una descrizione così nitida raramente si trova in giro. E il saggio nei proverbi, nei proverbi biblici l'ha descritta benissimo. Dopo quelle brutte esperienze descritte dal beone che beve, 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 la conclusione tornerò a cercarne ancora ci fa veramente male. Nell'ultimo stadio dell'alcolista ci sono ansie, paure, incubi, deliri, totale smarrimento dell'autocontrollo, anche nei migliori. L'alcolismo, dipendenza da cui essere liberato. Chi sono le vittime? Purtroppo, ahimè, aumentano tra i giovani. Su di loro ha pesato molto il modello di vita dei giovani dei films, proposto e distorto dall'attuale società della comunicazione. I mass media hanno lanciato dei segnali sbagliati, mostrando come felici e contenti gli ubriaconi. Cominciano presto i giovani e man mano poi aumentano le dosi. I ragazzi bevono di più, ma le ragazze consumano più farmaci e la miscela con l'alcol risulta micidiale. La combinazione poi alcol-psicofarmaci è la porta d'ingresso nel mondo della droga. Noi vogliamo pregare che il Signore possa venire in aiuto a ciascuno e liberare i giovani. C'è chi ha supposto, immaginato, che in giovani nella cui parentela ascendente ci sono stati alcolizzati, sviluppano consistenti concentrazioni di un composto chimico che appena si consuma alcol produce dei danni. Fatto sta che ci sono sicuramente, questo è certo, le vittime. Proverbi 31, verso 6. Date bevande alcoliche a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato. Le vittime coinvolte, chi sono? I divorzi. La delinquenza minorile. La delinquenza minorile ha il problema dell'alcol. Vittime dell'alcol nelle liti,
nelle violenze domestiche, negli abusi all'infanzia. E chi vuole questo? Chi ha il cuore amareggiato. E invece Gesù è la risposta per il cuore amareggiato. Gesù può darti la pace a cui aneli. Non hai affatto bisogno di stordirti per un po', puoi essere felice per sempre. E Gesù è la risposta a questo problema. Si è discusso se è vero o no che alcuni sono predisposti all'alcolismo. Pur senza giungere a conclusioni definitive e certe, alcuni hanno comunque rilevato che i figli degli alcolisti sono più soggetti all'alcolismo, anche quando poi ad allevarli ci sono stati dei genitori adottivi. Questo dicono delle statistiche. L'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati. Consideriamo la sua condanna nella Bibbia, Proverbi 23, 20 e 21. Non essere di quelli che sono bevitori di vino, che sono ghiotti mangiatori di carne, perché l'ubriacone e il goloso impoveriranno e i dormiglioni andranno vestiti di cenci. Vedete? La Bibbia dice chiaro e tondo che è sbagliato essere bevitore di vino e ubriacone. In 1 Corinzi 5, 11. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Se non esiste un fornicatore cristiano, se non esiste un avaro cristiano, un idolatra cristiano, un oltreggiatore cristiano, un ladro cristiano, non esiste, un ubriacone cristiano. In 1 Corinzi 6, 9 e 10 infatti leggiamo: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Come vedete, quindi, tra le cose che Dio esclude per il proprio ingresso nel regno di Dio c'è certamente fornicazione, idolatria, adulterio, immoralità sessuale, essere ladri, avari, ma anche ubriaconi, che non erediteranno il regno di Dio. Ci fermiamo un attimo per ascoltare un canto cristiano. Non andate via, torneremo immediatamente e considereremo ancora l'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati. Oh.
eccoci di nuovo insieme. Stiamo considerando il tema l'alcolismo dipendenza da cui essere liberati. E vogliamo continuare ricordando che la condanna della Bibbia sull'alcolismo non significa che non viene aiutato l'alcolizzato. Difficilmente si riesce a allontanarsi da soli dall'alcol. Lo dice anche la Bibbia, Proverbi 20, verso 1. Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta. Chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio. Non è una questione di volontà. La maggioranza degli alcolisti ne possiede una buona dose e dopo una sbornia è anche capace di alzarsi e vivere la giornata come tanti altri. Occorre aiutare gli alcolisti e in particolare nella fase della disintossicazione. Se ci sono dei danni all'organismo, al fisico, bisognerà rimediare. Penso alle cirrosi epatiche, mal di cuore, gastriti, ulcere, pancreatiti, il rischio cancro. Anche l'istruzione, la formazione sarà utile, però non basta purtroppo sapere i danni dell'alcolismo nel corpo. Certamente aiuterà a prendere coscienza del problema e soprattutto questo presso i giovani che sono disinformati sui pericoli. La condanna della Bibbia indica aiuto per gli alcolizzati. Puoi così dire a te stesso, ma anche alle amiche, agli amici, ai familiari che hanno il problema, che in Gesù c'è la risposta. Gesù ebbe un ministero caratterizzato dall'annunziare liberazione ai prigionieri. Luca 4,18. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. La frase ad annunziare la liberazione ai prigionieri è resa da una versione inglese a spezzare le cattive abitudini. Gesù ci vuole liberare dalle cattive abitudini, dalla prigionia dell'alcolismo. Lui vuole tenerci liberi e sereni, scevri da ogni forma di dipendenza, qualsiasi essa sia. E in questo lo Spirito del Signore ci aiuterà, come spirito di vita. Romani 8,2. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Vedete, c'è una legge del peccato e della morte che vuole farci schiavi, ma la venuta di Dio nella nostra vita, se gli chiediamo salvami, Signore, cambiami, permetterà allo Spirito Santo che col Padre e col Figlio verranno ad abitare in noi di liberarci da questa legge. Questo Spirito del Signore ha un ruolo importante, donandoci non una ebbrezza, ma una sobria ebbrezza. Efesini 5, 18 fino a 20. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Avrete sicuramente notato il parallelo. L'ebbrezza è una sobria ebbrezza spirituale, pentecostale. Agostino, il cosiddetto padre della Chiesa, commentando questo, diceva: chi si rallegra nel Signore e canta a Lui con grande esultanza, come letto nei versetti poco fa da Anna, non somiglia forse a uno che è ebro? Mi piace, diceva lui, questa ebbrezza. Lo Spirito Santo ha un ruolo importante, donandoci questa sobria ebbrezza che fa dimenticare il male piuttosto che tutto come l'ebbrezza naturale. Proverbi 31, verso 7. Datene agli amareggiati perché vivano, dimenticano la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Guardate invece cosa fa lo Spirito Santo con la sua sobria ebbrezza. Giovanni 14, 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. L'ebbrezza naturale ci fa barcollare. L'ebbrezza, la pienezza spirituale, ci radica nella fede. Ci fa barcollare. Isaia 28, verso 7.
Ma anche questi barcollano per il vino e vacillano per le bevande inebrianti. Sacerdote e profeta barcollano per le bevande inebrianti, affogano nel vino, vacillano per le bevande inebrianti. Barcollano mentre hanno visioni, tentennano mentre fanno da giudici. È chiaro che l'ebbrezza naturale ci fa barcollare. La pienezza dello Spirito Santo è invece una sobria ebbrezza che ci radica, ci ferma, ci stabilizza. Efesini 3, verso 18. Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Anche tra i migliori, l'ebbrezza naturale ha prodotto leggerezza e superficialità, e invece l'ebbrezza spirituale, il timore di Dio. Un uomo famoso si ubriacò. Genesi 9:21. Noè beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Vedete, la sua leggerezza fu forte, colpa del vino. Invece la pienezza dello Spirito di Dio in noi produce il suo timore, Atti 9:31. La Chiesa aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. L'ebbrezza produce disordine. La pienezza dello Spirito Santo produce ordine. Levitico 10, verso 1. Nadab e Abiu, figli d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo. Siccome questo capitolo 10, verso 1, viene dopo il capitolo 9, come ovvio, e nel capitolo 9 si racconta la profanazione spirituale di questi figli del sommo sacerdote Aronne, si ritiene comunemente che l'ordine di non bere prima di officiare nel sacerdozio a Dio era dovuto proprio al fatto che essi si erano ubriacati. In ogni caso, quando viene lo Spirito Santo in noi, non ci ubriaca, ci riempie di una sobria ebbrezza che produce ordine. 1 Corinzi 14, verso 40. Ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. E io vorrei dirvi che l'ordine non è quello che si impone, l'ordine è quello che si produce. Tutte le volte che è imposto nasce il disordine, per la natura ribelle, pertanto non mi stanno vedendo le autorità, i genitori, datore di lavoro. E invece è importante ricordare che l'ordine è prodotto in noi dalla presenza dello Spirito Santo. L'alcolismo, dipendenza da cui essere liberati. Noi vorremmo tanto aiutare chi ha questo problema, o aiutare chi vuole aiutare gli altri che hanno questo problema, tra i propri conoscenti, familiari. Così vorremmo chiederti di pregare insieme a noi. Padre, ti ringraziamo per Gesù, domandiamo il tocco della tua mano su ogni amica, amico alcolista con problemi di alcol. Noi ti chiediamo libera nel nome di Gesù. Concedi esaudimento, Signore, alla nostra preghiera in favore a chi è schiavo dell'alcol. Noi chiediamo il tuo aiuto, il tuo soccorso, il tuo intervento. Grazie perché Gesù sulla croce ha portato tutti i nostri peccati e questo ha prodotto la liberazione da ogni dipendenza, anche da quella dell'alcol. Preghiamo per le amiche e gli amici che hanno questo problema, liberi nel nome di Gesù ognuno e anche aiuta ad aiutare altri, familiari, conoscenti, concedendo che quanto abbiamo imparato e imparato davanti a te, nella tua presenza, confrontandoci con la parola tua, la Bibbia, possa produrre risultato alla gloria del tuo nome. Tu sei amore e ami tutti gli uomini. Tu ami anche chi è schiavo di una dipendenza. Mostra, Signore, il tuo potere, sciogliendo dalle catene del male. E noi proclamiamo liberazione in Cristo. E chiediamo, Signore, che in questo tempo in cui le persone spendono molto tempo a casa, non cadano in questo vizio, ma che tu li liberi dal cielo, nel nome di Gesù.
benedetto in eterno. Il Signore ci benedica.